Cosa succede quando incontriamo qualcuno che viene dal nostro passato, da un passato che abbiamo pensato di esserci definitivamente lasciati alle spalle, una persona che è stata importante perché ci ha fatti cambiare, ma che al tempo stesso avevamo quasi dimenticato e che per di più viene a chiederci aiuto? Questa è la situazione iniziale del nostro libro del giorno di oggi, il romanzo di Gianrico Carofiglio, La misura del tempo, pubblicato da Einaudi. Possiamo qualificarlo come un legal thriller con tutte le cautele attorno a qualsiasi definizione di genere che ingabbi troppo rigidamente un romanzo. Buon pomeriggio a Gianrico Carofiglio e benvenuto. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie dell'invito. La misura del tempo è uno dei 5 libri della Cinquina dello Strega ed è un romanzo che mette di nuovo, credo per la 6ª volta in scena, l'avvocato Guido Guerrieri, che deve appunto confrontarsi con il proprio passato, in particolare con la figura di Lorenza, una donna che ha conosciuto decenni prima, negli anni 80, e che viene da lui perché il figlio Jacopo, che in effetti ha oggettivamente a che fare con la malavita da diverso tempo, è però anche accusato di un omicidio ed è da questo omicidio che Lorenza vorrebbe che venisse scagionato. È già stato processato, cioè sta per scattare il processo d'appello, ed è proprio questo processo d'appello quello che seguiremo nel corso della misura del tempo. Ovviamente c'è un esito che non diremo, ma il romanzo fa molto perno su ciò che già annuncia il titolo, sulla questione del tempo e del confrontarsi con il proprio passato e in particolare con gli anni Ottanta. Ecco, cosa sono, Carofiglio, gli anni Ottanta per Guido Guerrieri, non so se anche per lei, perché a certo punto si parla di degrado morale, di un diffuso fenomeno di finto anticonformismo. Sono peggiori degli anni Settanta? Come mai? Ma intanto io mi rendo conto che la prima percezione possa essere che Guerrieri, il protagonista del romanzo, si confronta col suo passato, ma in realtà Guerrieri si confronta col suo presente. Il passato è un'occasione per riflettere sui paradossi del tempo e sulla indecifrabilità di chi siamo e di come siamo venuti fuori da una storia che appunto non siamo capaci di capire nei suoi esiti, nell'oggi. E certo la premessa di questa storia affonda negli anni Ottanta e affonda in un romanzo parallelo, quindi in realtà nel libro ce ne sono due che si intrecciano l'uno con l'altro. Uno è il dramma giudiziario, scandito da tempi regolari, apparentemente decifrabili, da una liturgia che sembra mettere ordine, che per certi aspetti tranquillizza, anche se da altri punti di vista sgomenta, mentre il tempo del passato, che però è quello che pone i quesiti sul presente, è il tempo di un romanzo di formazione in cui, secondo quello che dice lo stesso protagonista che lo racconta a se stesso e al lettore, la sequenza dei fatti è indecifrabile. Lui dice: ricordo solo come è cominciata e come è finita, quello che c'è in mezzo non ha un ordine cronologico. Ricorre Guido Guerrieri, ovviamente, quindi l'autore. Beh, in effetti, un riferimento pittorico a quadri di Braque, dice, un quadro cubista è il ricordo di quegli anni, e mi sembra che sia una delle definizioni che in cui mi riconosco di più parlando di certi momenti del passato. In effetti la persona che in quel passato, appunto, si tratta di capitoli alternati alla narrazione principale che invece avviene nel presente, la persona che Guido ha incontrato in quegli anni, Lorenza, è presentata come un passo più avanti a lui, costantemente un passo più avanti, più matura sessualmente, più abile anche nel gestire la situazione amorosa in cui Guido invece è quasi precipitato. È anche una donna che, per esempio, racconta di avere sfiorato l'episodio della strage di Bologna, quindi avere, come si dice, lambito la storia, ma soprattutto sa manovrare nella sua vita, almeno in apparenza. Sarebbe un buon avvocato, Lorenza? Io credo che i buoni avvocati non debbano essere dei buoni manipolatori. I buoni avvocati davvero, poi ci può essere una categoria di avvocato che cerca un successo contingente, ma il buon avvocato richiede qualità più complesse. Lorenza è Lorenza del ricordo, Lorenza del passato, perché la donna del presente è ben diversa, anche se mantiene certe attitudini, è, come ha detto benissimo lei, un passo, anche forse più passi avanti a Guido, perlomeno questa è la sua percezione. È una donna che ha già vissuto tante esperienze, di quelle che danno l'impressione all'io narrante, al personaggio protagonista,
di essere collocati su piani diversi. A un certo punto, quando si parla della prima esperienza che i due hanno, insomma il primo momento di intimità, di sesso, lui per cercare di spiegare, Guido Guerrieri, quindi insomma l'autore, ricorre a una metafora presa dalle discipline di combattimento. Dice: noi facevamo pugilato, ci allenavamo, credevamo di essere capaci, poi una volta venne un campione italiano dei pesi medi e venne ad allenarsi con noi e sembrava fatto di un'altra materia, si muoveva a una velocità diversa, era altra cosa. E lui dice di aver provato nel primo incontro con Lorenza una sensazione simile, questo senso improvviso che insomma molti di noi, io perlomeno io, abbiamo sperimentato in qualche momento della vita, di essere passati o di passare bruscamente da un'età di giochi a un'età di cose terribilmente serie. Poi però le cose non sono così semplici, perché rincontri quel personaggio, quella persona che ti ha accompagnato in un passaggio così contemporaneamente rituale e terribilmente autentico, e vedi che non tutto era come sembrava, che a volte l'illusione ottica della vicinanza, la fascinazione che dipende anche dalla capacità di seduzione, di manipolazione, non corrisponde alla sostanza dei fatti. Io sono affascinato in modo, diciamo, a volte non dico ossessivo, ma insomma ricorrente, dai temi del successo e del fallimento, soprattutto di come destini che si incrociano, che marciano in parallelo per un certo periodo di tempo, che sembrano simili, poi divergano improvvisamente, determinando appunto le vite, i successi, le catastrofi personali. Non succede quasi mai che uno da ragazzo sembri, o da ragazza, destinato a un successo che poi arriva inevitabile o viceversa. E a me piace indagare, diciamo, dove è successo lo scarto improvviso, il cambio di direzione che ha portato da una parte o dall'altra. Questo romanzo parla anche, se non soprattutto, di questo tema. Proprio per questo confronto inevitabile tra il destino di Lorenzo e il destino di Guido, destino che poi in parte loro stessi fabbricano, è interessante quello che lei ci diceva, Gianrico Carofiglio, sul fatto che un avvocato non debba essere un manipolatore. Un bravo Guido avvocato. No? Guido ammette malvolentieri in un'occasione, per esempio, che bisogna a volte saper far innervosire i testimoni, ma chiaramente non lo fa volentieri. Ma questo è un tema molto sviluppato, in realtà, più nel racconto di Guido e del dramma giudiziario che per quanto riguarda Lorenza, e cioè il tema del credere in ciò che si fa. È veramente molto presente, per esempio, nel confronto tra Guido e Consuelo. Consuelo è la collega di Guido, che, come lui dice, è un avvocato penalista ma ha l'anima di un pubblico ministero, difendere gli imputati della cui innocenza non è convinta le costa un sacco di fatica. Ecco, questo, diversi modi di porsi rispetto agli imputati emergono continuamente, l'avvocato Costamagna, Guido stesso, spessissimo si pongono questo interrogativo. Sì, è un tema delicato, è un camminare sul filo. La dimensione etica del lavoro di avvocato ha a che fare, come per tutti i lavori, ma in questo caso in maniera più intensa, con la consapevolezza. Va benissimo difendere chiunque, un avvocato del tutto per bene, del tutto compatibile con ogni legge etica e giuridica, può difendere i peggiori criminali, nella consapevolezza che il suo ruolo è il ruolo di fare il garante del rispetto delle regole. Però questo è astratto. Poi ci sono casi in cui uno in concreto si trova a difendere qualcuno che sa per certo aver commesso delitti ripugnanti, ed è perfettamente plausibile che uno non ne abbia voglia, perché non esiste. Oppure al contrario, un avvocato come Costamagna, che invece è una persona, ma lì parliamo eticamente invece, però dice che l'innocenza è irrilevante. Ma molti avvocati lo pensano, può essere un'affermazione anche corretta dal punto di vista tecnico, nel senso di quello che dicevo all'inizio. Una idea del tutto accettabile della professione di avvocato è quella dell'avvocato che fa il garante del rispetto delle regole, interviene nel processo per verificare che tutte le regole siano state rispettate nella costruzione dell'accusa e del processo, e se vede che qualche regola non è stata rispettata, ne pretende, diciamo così, o il rispetto, o pretende la rimozione di questo problema, che può significare, diciamo, l'eliminazione del processo. Questo è perfettamente plausibile e perfettamente compatibile con una dimensione etica. Quello che taluni, molti anche, dicono quando
danno questa manifestazione di cinismo, l'innocenza o la colpevolezza sono irrilevanti, molto spesso è una maniera per coprire la propria non neutralità etica, cioè il fatto che diciamo non gli importi assolutamente nulla se non di vincere i processi e possibilmente di guadagnare molti soldi. Esiste anche questo tipo di figura, siccome non è un tipo di racconto che uno vuole fare a se stesso, lo ammanta, men che meno agli altri, di questo tipo di argomentazioni parafilosofiche. E quindi è un terreno molto scivoloso, è un territorio etico in cui convivono personalità e posizioni molto diverse, in cui soprattutto convivono la buona fede e la mala fede, e più spesso la commistione delle due cose. Quindi è un territorio molto interessante da raccontare per chi è interessato, incuriosito, oltre che ai plot e alla psicologia dei personaggi, anche alla riflessione sui dilemmi etici. Questo c'è in questo libro forse più di quanto non ci sia negli altri, il tentativo di scavare nella complessità e nella molteplicità dei punti di vista per riflettere sui dilemmi etici. Ecco, se c'è un posizionamento etico così complesso da gestire, Gianrico Carofiglio, nella misura del tempo, un personaggio appena accennato in questo romanzo, quella che viene chiamata la ragazza dallo sguardo penetrante, un membro della giuria popolare che l'avvocato Guerrieri si trova di fronte e che prende un po' come suo interlocutore, un po' come si dice che gli attori dal palcoscenico certe volte guardino un membro del pubblico in particolare e puntino lo sguardo lì per averlo come interlocutore immaginario. Ecco, che cos'è? È un'istanza etica? È una lettrice ideale? In fondo questo è un libro che parla di avvocati, ma parla anche a suo modo di scrittura. Sì, parla di scrittura, di lettori, di lettrici, parla di punto di vista femminile molto più di quanto non sia immediatamente percepibile. Non è un caso che Guido Guerrieri, il protagonista, scelga questa giudice popolare come sua interlocutrice. È in un'altra situazione, quella in cui lui tiene una conferenza ai giovani magistrati, il personaggio più interessante e brillante dell'uditorio sia una giovane magistrata in tirocinio che ha uno sguardo in qualche modo somigliante a quello della giudice popolare. Naturalmente non c'era un calcolo dietro questo, ma mi è sempre capitato con maggiore frequenza di attribuire ai personaggi femminili la dimensione, soprattutto dal punto di vista conoscitivo, più interessante e più progressiva. Detto questo, è come ha detto lei, quando un pubblico ministero o un avvocato parlano davanti a un pubblico, e il loro pubblico sono i giudici, e soprattutto nei processi d'omicidio i giudici popolari, scelgono un interlocutore più di altri. Spesso questo è il risultato di una congettura, e le congetture possono essere giuste o sbagliate, ma non importa, perché ci consentono di dare in qualche modo un volano, di ancorare la nostra impostazione a un riferimento che è sempre indispensabile. Poi magari quella persona non stava davvero ascoltando, la pensava in maniera del tutto diversa, aveva uno sguardo artefatto fisso, e bisogna essere consapevoli del carattere illusorio anche di questo tipo di esplorazioni del mondo e delle relazioni, un po' come quella frase che parla dell'amore, dice: l'amore è inventare l'altro con tutte le proprie forze, che è un modo un po' terribile di raccontare quello che a volte succede. Non è soltanto l'amore questo. Però è interessante quello che ci dice riguardo alla rappresentazione della donna nei suoi romanzi, in particolare in questo La misura del tempo, perché c'è una rappresentazione anche, direi, molto disinvolta e priva di pregiudizi dell'omosessualità. La differenza di genere e di orientamento sessuale per Guido Guerrieri conta pochissimo. Questo corrisponde effettivamente alla sua esperienza nel mondo della giurisprudenza, dell'avvocatura, della magistratura? Ma guardi, io sono fuori da quel mondo ormai da un bel po' di anni, immagino mantenga qualche contatto. Ah, sì. No, stavo facendo questa premessa, questa lamentazione in premessa, diciamo, sa, quelle cose un po' patetiche, giusto per introdurre. Ma devo dirle, si tratta di temi non particolarmente affrontati o rilevanti. Io non ho mai avuto nel mondo delle aule di giustizia, degli avvocati, dei magistrati, la percezione che la condizione di omosessualità avesse un qualsiasi tipo di rilievo. Non è una cosa che sia di solito particolarmente ostentata, ma perché le situazioni nei palazzi di giustizia hanno un carattere di correlativa formalità, a volte non ne hanno nessuna, però voglio dire, non,
Ecco, diciamo che no, pensavo anche alle presenze femminili nel CSM, per esempio. Prego, non ho capito. Pensavo anche alle presenze femminili, per esempio, ormai è qualcosa di assolutamente superato. Presenza di donne nel CSM, temi di questo tipo sono temi che siamo lasciati alle spalle. Senta, allora parliamo invece di quel discorso che sta proprio nel cuore di La misura del tempo e che sembra anche organizzare il discorso che al romanzo interessa svolgere, quella riflessione sul tema del dubbio, sull'importanza del dubbio quando si opera nel campo del diritto, cioè nel campo in cui invece si tratta di decidere. Ecco, come si coniugano questi due elementi? Non c'è nessun modo migliore per decidere con efficacia e riducendo il rischio degli errori, che in certi campi, in quel campo, possono essere errori catastrofici. Dicevo, non c'è nessun modo che la pratica sistematica del dubbio metodico. Che vuol dire? Vuol dire che se io ho un'intuizione e mi sembra buona, ho due possibilità: andare avanti con quell'intuizione seguendola perché mi sembra buona, sono soddisfatto di me, non ho voglia di perdere tempo, potrà andare bene, ma potrà andare anche molto male, perché le intuizioni, le prime congetture, a volte sono giuste, a volte sono sbagliate. Oppure l'idea è di quella di mettere in dubbio le congetture sui fatti, quelle investigative e poi processuali, ma anche quelle interpretative sulle norme, cioè chiedersi se fosse diversamente. Fare come diceva Bertrand Russell, che nel libro è citato, anche se il nome non c'è, però la citazione è sua, fare questo tipo di operazione, mettere alla fine di ogni affermazione che diamo per scontata un punto interrogativo. Questo è un modo per ridurre il rischio degli errori catastrofici, non per non decidere, per sottoporre a verifica le affermazioni, a una verifica più intensa di quella di chi cerca soltanto conferme, e poi se la verifica ha un esito positivo le decisioni possono essere prese con più consapevolezza, e posto che non esiste, diciamo, la decisione immune dal rischio dell'errore, con un rischio di errore, quindi di errore catastrofico, molto minore. Così vanno insieme le due cose. C'è una centralità, direi, del tema dell'errore ed anche dell'errore giudiziario in questo romanzo, perché in fondo è un processo di appello. Si tratta di capire se Jacopo Cardace ha effettivamente ucciso Cosimo Gaglione oppure no. E ancora una volta non racconteremo come si risolve alla fine la questione, però tutto verte su questo. E un momento chiave, mi sembra, è quello dell'incontro fra Guido Guerrieri e il giovane Jacopo verso l'inizio del romanzo, in cui Guido che si aspetta di provare antipatia per questo ragazzo che, pur avendo una madre che Guido ha conosciuto e per cui prova simpatia sotto molti punti di vista, sembra avere deviato, avere preso una pessima strada. Però quando lo incontra è subito colpito da una simpatia che ha a che fare anche con la lingua che usa questo ragazzo. Ecco, in che modo la lingua, proprio il registro linguistico, ci può dire qualche cosa sui personaggi, addirittura sul loro posizionamento etico, diciamo? Ci può dire parecchio, anche se molto spesso non ce ne rendiamo conto. Il fatto che uno abbia cura per le parole, e quando dico cura per le parole non mi riferisco a chi usa le parole in modo affettato, insisto, cura per le parole significa cercare tendenzialmente di scegliere le parole esatte per dire quello che abbiamo da dire. Il fatto che uno abbia cura delle parole ci dice qualcosa di significativo su chi è lui o chi è lei, e cioè una persona che cerca di tenere un contatto fra quello che ha dentro e quello che viene fuori, e soprattutto che cerca di tenere un contatto con le persone che gli stanno attorno, cioè cerca di usare le parole conformemente alla loro funzione, che è una funzione di comunicare, è una funzione di tenere in rapporto gli umani, e non una funzione autocelebrativa, a volte addirittura masturbatoria, o peggio ancora di esercizio del potere attraverso una pseudocomunicazione che in realtà è un mettere barriere. Mettiamo poi il tema della sciatteria linguistica, che è altrettanto importante. Chi non sta attento a come parla, chi parla in maniera sciatta, vuol dire che nel migliore dei casi non gli importa niente, e non gli importa niente di niente. E allora, questo è un tema che tra l'altro lei ha toccato in con parole precise. Il libro del 2015 dedicato, sì, è un tema di cui, al linguaggio, insomma, cui ho cercato di riflettere. Tornerò con un piccolo libro in autunno che sviluppa con specifico riferimento ai temi della politica questo argomento, salvo un tema
un libro dedicato alla gentilezza in politica, che ha come premessa una esegesi del tutto diversa, un'interpretazione del tutto diversa della parola e del concetto di gentilezza. Quindi il modo in cui uno parla, il modo in cui una parla, se l'interlocutore è capace davvero di ascoltare, ci dice tantissimo, non nel senso soltanto della collocazione culturale, ma proprio quanto al tipo di cura che ha nel rapporto con gli altri e con se stesso. A questo proposito, quasi alla fine del romanzo abbiamo ovviamente l'arringa, penso sia il termine giusto, dell'avvocato Guerrieri. Sì, per l'avvocato arringa, per il pubblico ministero e requisitoria. Esatto, esatto. Ecco, ora, questa è una ringa che si rivolge a una giuria composta, diciamo una giuria popolare, in cui quindi, se non sbaglio, sei membri su otto sono stati estratti a sorte. Ecco, come si fa a scegliere, ancora una volta, il registro linguistico da utilizzare in questi casi? Perché l'avvocato ovviamente è portato a usare termini strettamente, cioè in larga parte tecnici del linguaggio giuridico, che però molti dei membri della giuria popolare potrebbero avere difficoltà a comprendere o addirittura trovare respingenti. Come trovare il modo per parlare a una giuria composita con due magistrati e sei persone che vengono, per così dire, dalla strada? Ma la questione fondamentale, la premessa fondamentale è la consapevolezza di avere degli interlocutori e non di parlare o di parlarsi addosso. Lei ha detto termini tecnici, è vero, talvolta, ma davvero talvolta in un processo di corte d'assise che normalmente riguarda il fatto, è necessario adoperare espressioni tecniche che sono poche, molte meno di quanto non si pensi. Il discorso dei giuristi è spesso infarcito di pseudotecnicismi, cioè di parole che vogliono apparire tecniche ma che in realtà hanno dei sinonimi della lingua comune che tutti possono capire. I giuristi usano queste espressioni per una sorta di vanità di casta, per una sorta di tentativo di esercitare il potere del linguaggio oscuro, ma un bravo avvocato, un bravo pubblico ministero fa ben altro, cioè sa di avere davanti un pubblico, in questi casi, di persone comuni, ma non cambia molto se ha un pubblico di tecnici, perché la chiarezza e la concretezza del linguaggio è qualcosa che viene apprezzata da tutti. Un bravo pubblico ministero, un avvocato, parla pensando a chi lo sta ascoltando, cioè parla tenendo conto di un concetto fondamentale, che non è importante quello che dici, ma quello che l'altro sente. Io ricordo, mi permetto una piccola memoria vagamente autocelebrativa, ma insomma uno dei complimenti più belli che ho avuto nella mia vita mi capitò una volta andando in un carcere interrogare un detenuto. Mi fermò un agente di polizia penitenziaria, mi chiese se lo riconoscessi, io non lo ricordavo, lui mi disse che accompagnava i detenuti in un maxi processo che io avevo fatto come pubblico ministero, in cui la requisitoria durò un'intera settimana. E quello dice: sai, io accompagno sempre i detenuti nei processi, non capisco mai nulla. E quella settimana ho capito tutto dal primo all'ultimo giorno. E questo per me è un grandissimo complimento, un bellissimo complimento che non dimentico. Beh, quindi, come vede, anche di un pizzico di vanità racconto, ecco, ma ecco, si può fare. Anche Guido Guerrieri ama molto le parole, la scrittura, dice per esempio che i giuristi hanno bisogno di buone storie. Però mi ha colpito la pagina in cui dice: l'unica cosa che conta davvero oggi nel mondo dei libri sono le vendite. È strano, mi aspetterei un amante dei classici. Ma non lo dice lui. Guido Guerrieri e Gianrico Carofiglio, ecco. No, ma non lo dice lui, però, lui? Attenzione. Lo dice, allora mi sono sbagliato. Lo dice Lorenza, che è una che ha tentato di fare la scrittrice, che ha pubblicato un romanzo che non è riuscita a continuare e quindi enuncia quella... Ah sì, è un inciso che non era subito chiaro a chi fosse... cioè Guido non lo pensa queste cose. No, lo dice, insomma questo è un momento di descrizione non caricaturale, ma insomma che evidenzia alcune caratteristiche, alcuni aspetti di certe del carattere figure intellettuali o pseudo-intellettuali, certo, che insomma hanno una, come posso dire, lettura semplificata della qualità letteraria e del successo commerciale dei libri. Quindi no, io non penso affatto. Gianrico Carofiglio, grazie per averci aiutato a conoscere meglio La misura grazie del tempo, voi, pubblicato da Einaudi. Il nostro libro del giorno di oggi qui a Fahrenheit, e noi vi salutiamo con
con i saluti di Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, Benedetta Annibali alla regia, i tecnici Emiliano Trocini e Gabriele Cioni, più i tecnici della sala controllo della RAI, in redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi, Tommaso Certosio oggi in conduzione, mentre in conduzione a 6 gradi c'è Paola De Angelis.